La bolletta non aspetta. Solo i ricchi non piangono, parafrasando il titolo di una nota telenovela di qualche anno fa, ma chi non lo è si è accorto, si prepara all'aumento in bolletta di luce e gas. E qui scatta la vera telenovela, si parla addirittura del 40% e oltre, ma i cittadini sono preparati all'annunciata indesiderata sorpresa. Se il governo sembra voler dare una mano alle famiglie e alle imprese in difficoltà, tuttavia l'aiuto non sarà per tutti. Ancora arriva. Ma siete pronti a un eventuale aumento? Siete preparati? Preparati che c'è? Angazzarsi. In dialetto. Già pagavamo troppo, secondo me. E allora, devo vederlo prima, no? Dicono che è al 50%, poi vediamo se è vero. C'è un qua. Il gas, capisci? 45-50%. Ha timore di un aumento? No. Si dice così, ma non lo so. Il rispetto c'è sempre stato. A noi non piace sprecare. Ci piace fare le cose con parsimonia. Grazie. Saluto. Beh, sicuramente sì, adesso l'ultima bolletta ancora deve arrivare, però da quello che sento e anche le modifiche contrattuali che hanno mandato mostrano questo evidente segno di aumento del servizio. No, l'ultima non ancora arriva, però immagino che ci saranno degli aumenti pesanti. Vedremo. Del resto la situazione internazionale è quella che è. Gli approvvigionamenti nazionali sono insufficienti, quindi bisogna comprare dall'estero e vedremo. È un grosso problema anche per le imprese, oltre che per le famiglie. E poi tutto si riverbera sui prezzi al consumo, che sono già cresciuti moltissimo. Però è vero che le materie prime sono aumentate, quindi non lo so, staremo a vedere. Mi pare abbastanza rassegnata. Rassegnatissima. Grazie, buon lavoro. No, ancora non è arrivata, però aspettiamo prezzi alti, secondo me. C'è stato un aumento? Cara, certo. Quella del gas sì, quella della luce più o meno roba di poco. Il gas di quanto è aumentato? Non dico del 50, ma almeno del 40%. Parecchio, sì. Non ce l'ho neppure guardato. Come non l'ha guardata? Che fa? Non la paga? No, ma la paga direttamente la banca. E quindi lei non vede perché ha timore di un eventuale aumento? No, sicuramente ci sarà. Però non ha voluto vedere. No, è come se non lo sappiamo quello che succede. Non ha voluto far luce, il caso di dire. Esattamente. Bolletta della luce e del gas. No comment. Perché? Senza parole. Perché? Non è una bolletta. Perché fanno ridere. Non ho parole, complimenti. Hai la bolletta, mi perseguita ogni mese.